Bella vita, eh? La spesa intelligente. Quello come esce. No, 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 Come allora, Locconte è già uscito. no, vabbè, lascia perdere. No, Locconte ha no. contribuito stavolta. Loconte ha solo contribuito questa volta perché Giovanni C'avevi i soldi di ha provveduto con i soldi suoi a pagare i soldi suoi. Con i soldi suoi, Ah, perché tu 72 la euro. 72 euro? E 90. E 90? È andato a lavorare giù. No, c'è qualcuno che gli ha fatto un regalo, regalo. Del compleanno. Un regalo del compleanno, anziché comprarsi strozzate, si è fatto la spesa. E non è poco. No, considerando Ha com'è. comprato rispetto all'altra volta più carne, l'olio, cioè quindi ha speso più soldi perché ha comprato roba. Sì. Eccolo. Tu vai con il Don Perignon, io vado con i quartini. 2,10 euro passo la paura, vero Tino? Adesso ti dai all'alcol, scriveranno tutti sotto che ti dai all'alcol. Questo in realtà serve per fare i soffritti. Da fare giusto. La trippa che ci siamo comprati va fatta con Quella che un bel sgropina il tartino. soffrittino. Bravo Giovanni che ha comprato la trippa. Un bel soffrittino, va bene. Ora, cosa volevamo dire? Volevamo dire qualcosa. Che Giovanni, ma eh sì, dobbiamo fare il video perché Giovanni mangia la trippa. No, mangerò anche gli involtini, le cotolette, il Tutto a casa di macinato. Cioè, facciamo vedere proprio i singoli prodotti, la spesa, cioè non Giovanni. è quello. No. Volevamo invece introdurvi la Eccolo. spesa, che è una cosa, se vogliamo, quotidiana di tutte le famiglie, no? Io C'è la chi faccio si. una volta ogni 2 settimane, erano moienici. Vabbè, ma ognuno poi la sceglie di farla come vuole. La spesa, dicevo, è una cosa per molti quotidiana. Perché vogliamo parlare di quotidianità, vogliamo parlare, così come abbiamo introdotto nell'ultimo video, di progetti a lungo termine, che in questo caso Giovanni non può fare. Ora, noi abbiamo continuato a parlare con chi dalla Calabria al confine con la Basilicata ti vorrebbe ospitare. La cosa sta prendendo piede, in questi giorni sapremo qual è la risposta del buon amico, perché ne sta parlando anche con i familiari, perché Giovanni entrerebbe in un contesto familiare, non buttato da qualche parte, però c'è il problema Da della gamba. Voi pensate alla rottura di palle di un ragazzo di 25 anni che ha tutte le sue colpe per essere arrivato dove è arrivato, che vede una lucina, un barlume fuori dal tunnel, ma poi deve, non per colpa sua, rinunciare o comunque procrastinare la situazione perché la gamba è tornata a rompere il cazzo. a rompere le scatole. No? Purtroppo sì. Purtroppo sì. Come si sta adesso parlando seriamente, giusto per condividere la tua riflessione, in questo stato continuo di alti e bassi, di va meglio, va peggio? Di merda, perché non così non riesco neanche a organizzarmi, tra virgolette, un posto. Perché tu comunque sei convinto di Sì, fare sta scelta di andartene. quale di andarmene devo andare. Tra l'altro Giovanni ha avuto un'altra proposta e noi ringraziamo tantissimo Fabio, nel nord Italia, a Novara, e faresti un lavoro. Non è per me la vendere i vini, perché me li scolerei per stare 8 ore Non è seduto. vero, non è, adesso chiariamo, non è perché ti si scola il vino, perché stare seduto tutto il tempo per uno come Giovanni non è certamente Non è per un'attività. me. Anche se forse. Sarebbe anche Allora, meglio. facciamo una cosa. Fabio, Però prendiamo no. un pochettino di tempo, perché invece siamo sotto al cielo, eh? Quello sì, però non c'entra camminare o non camminare. È proprio io sono proprio che non riesco a stare 8 ore ferma, tra virgolette. Sarebbe una cosa tanto. Cioè, meglio fare nel Se. secchiello, prendi là, lascia là, fai quel, fai quell'altro, piuttosto che sei pronto, pronto. Ognuno ha le sue preferenze, questo è indubbio. Solo che effettivamente, tra tutti, non lo posso vedere Giovanni, ma tra tutte le circostanze, quella di non poter programmare un minimo di futuro è qualcosa che ti dà un po' noia. No, ma dà noia anche a noi, perché se Giovanni non se ne va, rimane, Sovramente. capito? Ed è un problema serio, grosso. E chi lo sopporta E almeno? chi lo Io sopporta? sopporterò anche 3 un anni bel che po'. sto a sopportare.
un bel po'. Noi invece sono speranzoso che il professore, dopo l'ennesimo controllo, ti dirà: Giovanni, te lo potessi... Batte! Va, cioè, Motnadashi, veloce, batte via, no! Bravo, cioè. Non abbiamo capito, lui adesso sta dando sfogo a quello che realmente sente nel cuore, capito? Tiro un po' meno. So, mostra, ma dici il fatto è il programma è complicato. Ma io sto programmando. Perché... No, no, sono pieni, non ancora. Mi dispiace per Giovanni. Lui prende quella da 2 litri. Non lo facciamo sapere a tutti. Però. Ragazzi, questo è per dirvi come quando condividete con noi i vostri commenti un po' piccati sul fatto che lui non voglia lavorare, non se ne vuole realmente andare. I problemi sono ben altri e ben oltre quello che potete immaginare. Ce ne sapono, Cristiano. Vabbè, per ora, è solo per ora, caricate la spesa. Non mi deve dare un euro. Perché? No, quello serve anche per te, quando andiamo in quel posto. Ormai tu fai parte della troupe. Quindi quando andiamo da qualche parte, magari... Ma intruppati. Intruppati anche tu, ti devi intruppare. Ma sono picchiato in quel posto. Carica la macchina, che dobbiamo andare veloci, perché devo tornare a casa. Anche io ho una casa e a volte mi reclamano. Ha una casa... Lo Conte ha una casa... E ha amore di famiglia. Al netto di quello che qualcuno può pensare. Facciamo finta che è vera. Vabbè, vai a mettere il carrello a posto, sì. E fatti dare i soldino indietro. Non c'è nessuna lira. Cioè? Non ha più sta scassinandolo, perciò non c'è una lira. Loco! Oh!